appunto, visto che ha accennato a questo discorso, appunto, soprattutto in Italia si critica molto l'eccessiva formazione teorica e la scarsa esperienza pratica, soprattutto appunto per i giovani che si affacciano nel mondo del lavoro. È d'accordo quindi in che modo secondo lei occorre cambiare le regole del gioco? Le regole del gioco sono senza dubbio creare dei presupposti di inserimento che possano essere in linea con le esigenze del mercato del lavoro attuale. Quindi poter erogare una formazione che è mirata soprattutto al conseguimento di competenze tecniche spendibili sul mercato del lavoro, ma soprattutto interagire a 360 gradi con la realtà del mondo del lavoro, quindi con imprese, con aziende, con università e tutte le istituzioni del MIUR. Diciamo che un'esperienza di questo tipo sta andando avanti già da qualche anno con la formazione regionale della Comunità Europea, attraverso i corsi FTS, che sono corsi di formazione integrata, che vede in essa non solo i rappresentanti e gruppi di lavoro della formazione professionale, ma anche delle istituzioni scolastiche pubbliche, dell'università e il mondo del lavoro, quindi aziende e imprese.